L'Istituto Comprensivo di Pianella ha predisposto per il triennio 2022-2025 il piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto. Il seguente piano è articolato in quattro sezioni: la scuola e il suo contesto, le scelte strategiche, l'offerta formativa e l'organizzazione. Il territorio dell'Istituto Comprensivo di Pianella comprende due comuni, quello di Pianella e quello di Moscufo, e le scuole dell'infanzia primarie e secondarie di Pianella, Cerratina Castellana e Moscufo. La mission dell'Istituto per la realizzazione della vision si pone delle priorità strategiche, innanzitutto innalzare il livello delle competenze logico-matematiche, quello delle competenze linguistiche sia in lingua madre che nella lingua straniera, sviluppare le competenze digitali con un particolare riguardo al pensiero computazionale e al coding, l'educazione civica, le attività motorie, migliorare il sistema di orientamento e diffondere l'uso di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza e la condivisione di dati. L'Istituto Comprensivo esplicita il proprio curriculum verticale per competenze per tutti e tre gli ordini di scuola, partendo dalle indicazioni nazionali del 2012. Anche il curriculum trasversale di educazione civica è relativo a tutti e tre gli ordini di scuola e sono disponibili sul sito della scuola le griglie, le rubriche e i criteri relativi alla valutazione di tutti e tre gli ordini di scuola. La scuola propone inoltre iniziative di ampliamento curricolare che ogni anno arricchiscono l'offerta formativa, tra queste in particolare progetti relativi al Trinity, al recupero e al potenziamento, al coding e alla musica. Sono inoltre proposti progetti relativi alla continuità tra i tre ordini di scuola e all'orientamento dei bambini e dei ragazzi per favorire il passaggio degli alunni destinatari al grado successivo di istruzione. Negli ultimi anni ha assunto particolare importanza la didattica a distanza e a questo proposito il Collegio dei Docenti ha predisposto il piano scolastico per la didattica digitale integrata secondo le linee guida approvate con il DM del 7 agosto 2020. Una nota relativa all'organizzazione e al funzionigramma d'istituto che riguarda i gruppi e i docenti che collaborano con il dirigente scolastico affinché il piano dell'offerta formativa si realizzi. Oggi nella scuola il curriculum ministeriale è arricchito da altre attività che nella diversificazione dei metodi vogliono andare incontro ai ragazzi e allo stile di studio dei ragazzi. La scuola non è più quella di una volta. Adesso al centro della scuola non c'è tanto l'istituzione quanto piuttosto l'alunno. Rimane il curriculum perché alla fine della terza media è necessario avere degli standard nazionali, ma accanto al curriculum, se c'è l'alunno, ci sono altre attività che la scuola prende per valorizzare la diversità, perché noi non siamo tutti uguali e la diversità è una ricchezza. Anche noi prof, quindi, seguiamo diverse metodologie, proprio per andare incontro alle intelligenze multiple, che sono tutte quante valide, perché ognuno segue una strada per raggiungere però la stessa meta, che è quella del successo formativo. I progetti, quindi, hanno questo scopo, dimostrare sotto diversi punti di vista la stessa cosa,
Quindi io posso arrivare a dire un concetto o ad approfondire un argomento dal punto di vista dell'italiano, ma anche dal punto di vista della musica, con l'immagine, eccetera, ma è sempre la stessa cosa. Perché fare progetti? I progetti vogliono muovere intanto la curiosità dei ragazzi, perché sono delle attività più coinvolgenti, e rendere il protagonista dell'azione educativa il ragazzo, e nello stesso tempo costruire le proprie competenze, lavorando insieme sia fra ragazzi sia con l'insegnante. I progetti della nostra scuola intendono sviluppare le mete che sono indicate nel PTOF e quindi le competenze del PTOF. E quindi vogliono innalzare il livello della competenza logico-matematica, con particolare attenzione allo sviluppo del pensiero logico, del calcolo mentale e del calcolo computazionale, e con l'osservazione diretta delle scienze e il ragionamento e la scoperta. Poi vogliono innalzare il livello delle competenze linguistico-espressive, quindi dell'italiano, approfondendo l'analisi e la comprensione del testo e dando anche una prima infarinatura sul latino. Vogliono poi sviluppare la competenza digitale anche attraverso il ricorso di percorsi di pensiero computazionale, cioè il decoding, e della tecnologia, anche come applicazione del problem solving in ambito scientifico-matematico. Infine, da ultimo, ma con particolare attenzione, perché proprio la nostra è una scuola in indirizzo musicale, si vogliono sviluppare le competenze artistiche e musicali, sia come consapevolezza e sia come fruizione e produzione delle stesse, anche attraverso l'approfondimento delle discipline artistiche, musicali, pittoriche e anche letterarie dal punto di vista della creatività divergente. Sarà quindi valorizzato il potenziamento delle competenze nella pratica, nella cultura musicale, nell'arte, nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. E adesso vediamo cosa facciamo in concreto. Con il progetto Il nostro Rosone abbiamo la finalità di sviluppare la creatività e l'espressività. Inoltre, i ragazzi, in questo caso, spesso, quando l'emergenza Covid lo permette, partecipano a un concorso. E questo dà la possibilità di avere un fine comune, di costruire qualcosa di concreto. La stessa cosa vale per tutte le partecipazioni che facciamo ai concorsi musicali. Con il Trinity andiamo ad affrontare l'esame in una lingua straniera e quindi i ragazzi sono chiamati a misurarsi con una prova impegnativa. Con il coding vogliamo coinvolgere i ragazzi nelle nuove tecnologie che sono, come sappiamo, per loro più vicine che altri metodi di insegnamento. Per la musica abbiamo anche messo in campo un progetto sullo studio dell'ukulele, perché questo consente da una parte di ricominciare a fare musica d'insieme, quindi di riprendere positivamente dopo questi 2 anni, e nello stesso tempo anche consente di sviluppare la socialità e la possibilità di lavorare in comune. Comunque, tutti questi progetti hanno lo scopo di far misurare i ragazzi con dei compiti reali, perché è vero che occorre lo studio a tavolino, che pure ci vuole, perché fornisce le conoscenze, ma lo studio a tavolino va di pari passo con l'impegno nella realtà. Scolastico, il nostro Rosone, arrivata quest'anno alla 24ª edizione, è nata nel 1997
Ideatrice e promotrice è stata la collega Anna Rita Rasetta, oggi scomparsa. Noi abbiamo voluto continuare e sviluppare ulteriormente questa iniziativa. Diamo ora la definizione del Rosone. Il rosone è una finestra a forma di fiore, con ricca decorazione aperta sulla facciata principale delle chiese. Il rosone deriva direttamente dagli oculi paleocristiani e fu adottato largamente durante il periodo romanico e gotico. Particolarmente grandiosi si pensa al 13 metri di diametro del rosone di Notre Dame a Paris. Sono i rosoni gotici francesi. Il rosone sopravvisse ancora nel Rinascimento. Brunelleschi lo adottò come elemento nel tamburo delle cupole e scomparve definitivamente nel Barocco. Il significato simbolico del rosone è in stretta relazione con il cerchio che, come linea infinita, senza inizio e senza fine, è simbolo di Dio e con la ruota simbolo di eternità. E si allude anche al sole, simbolo di Gesù, e alla rosa, simbolo di Maria. Era chiamato probabilmente anche ruota della fortuna. Il rosone della chiesa di Santa Maria Maggiore a Pianella è l'elemento di maggiore spicco della facciata. È possibile notare particolari dell'iconografia. Uno di questi è la testa di un uomo dalla parte superiore del rosone che emette e divora i racemi digitali. Il viso dell'uomo è un antico simbolo del rapporto con la madre terra e i rami appartengono alla vite, una pianta il cui frutto è frequentemente citato nelle sacre scritture, considerata come simbolo di Cristo e del suo sacrificio, nonché quindi della fede cristiana. Noi abbiamo voluto ispirarci a questa simbologia adattandola alla nostra realtà, per cui il tralcio di vite, già simbolo della Chiesa, acquista quello di un forte legame fra ragazzi in ambito scolastico, dove condividono esperienze e apprendimenti, diventando così i tralci che produrranno dei buoni frutti. Così il rosone diventa il nostro rosone. L'incontro con l'arte vuole essere una ricerca di creatività e di stimolo ed educazione al giudizio critico. Attraverso l'arte la scuola vuole insegnare ai ragazzi come essere affascinati e stimolati dalla realtà. Come dice Paul Klee, l'arte non produce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. Essa vuole sviluppare nei ragazzi una creatività ordinata e produttiva, simulando un uso più consapevole dei vari linguaggi visivi, sonori e corporei e interiori della quotidianità scolastica. Thank you.
Adesso alcune ragazze della seconda A ci faranno vedere una esercitazione di chimica inerente alla misurazione del pH di alcune sostanze. Come ha detto la nostra insegnante, oggi stiamo facendo un esperimento sul pH. Esso ci dà la misurazione della concentrazione degli ioni idrogeno H+. Quindi ci fornisce l'acidità o la basicità delle diverse sostanze. Il pH va da 1 a 14. Se il pH è da 1 a 6, la sostanza è acida. 7, neutra, e da 8 a 14 è basica. Ci sono principalmente due strumenti per la misurazione del pH, che sono il pH-metro, che è usato più in ambito chimico, ed è dotato di una sonda in cui vanno immerse le sostanze, e attraverso un display ci viene fornito il suo pH. Poi c'è la cartina indicatrice, che è quella che andremo ad usare oggi, ed è usata più in ambito comune. I colori presenti sulla cartina vireranno in base all'acidità o alla basicità dei diversi elementi e successivamente confronteremo i colori ottenuti sulla cartina con una scala standard e determineremo così il pH delle sostanze in esame. Poi potremo osservare che i colori delle cartine sono cambiati. Io ho portato tre sostanze già preparate in precedenza con il pH già prestabilito. Adesso lo andiamo a confermare. Prima immergiamo la cartina indicatrice in ogni liquido. E adesso aspettiamo almeno 10 secondi. Adesso possiamo cacciare le cartine. Scusa, taglia un attimo. Adesso prendiamo le tre cartine e le andiamo a confrontare con la scala standard per il primo liquido. Il pH è 4 e andiamo a controllare. Infatti è uguale. Per il secondo il pH è 7, cioè neutro, e andiamo a confermare ed è uguale. Per l'ultimo il pH è 10 ed è uguale. Io ho portato due sostanze, una acida e l'altra basica, che sono l'acido folforico e la soda caustica. Andremo ad immergere le cartine e le lasciamo agire. Adesso facciamo lo stesso procedimento di prima, prendiamo le cartine e le andiamo a confrontare. Il pH di questa sostanza è 14. Per quest'altra sostanza invece possiamo notare che il pH è 1. Ora andremo a verificare il pH di sostanze più comuni, come ad esempio l'aceto e il vino.
Estratiamo la cartina e possiamo vedere che il pH è 3. In quest'altra sostanza invece il pH è sempre 3. Io invece ho portato il bicarbonato e adesso togliamo le cartine e vediamo che il pH del limone è 1, quindi è una sostanza acida, mentre quello del bicarbonato è 9 e quindi è una sostanza basica. Allora, la prima lezione che noi vediamo proprio consiste quindi nel capire come siamo passati quindi dal latino alle lingue attuali, alle lingue che noi possiamo dire, ragazzi, di parlare comunque veramente il latino del 2021, perché la nostra lingua si è evoluta nel corso del tempo diventando l'italiano, ma senza soluzioni di continuità, ok? I romani ovviamente parlavano latino al tempo dell'Impero Romano. E questa frase che voi vedete qui sotto è scritta, come potete voi la sapete leggere, anche se non la sappiamo tradurre, ma la potete leggere? Livius puer Romanus est. Che differenza c'è tra i caratteri della lingua latina e i caratteri della lingua italiana? Guardate, come è scritto? La sapete leggere la frase? La potete leggere? È scritto in maiuscolo. Sì, va bene, però che caratteri ha? E la U di latino è il fatto che noi troviamo il latino scritto negli stessi caratteri, ok? Come dice, come ha osservato bene Azzurra, noi i latini non avevano il minuscolo. Il minuscolo lascia nel Medioevo, l'Impero Romano non conosceva il minuscolo, il carattere minuscolo, e soprattutto non conosceva i segni di punteggiatura. Quindi scrivevano tutto continuo, quindi questa frase che noi troviamo scritta così l'abbiamo divisa per convenzione noi, e poi per il resto potreste leggerla? Sì. Oh, quindi i caratteri del latino sono gli stessi identici dell'italiano, a differenza di altre lingue come ad esempio l'inglese. Quindi quando scrivevano la scrittura latina si chiama, noi l'abbiamo definita, comunque l'hanno definita del Medioevo, scriptio continua. E anche per quanto riguarda la pronuncia, era molto diversa dalla nostra. Loro non avevano, avendo un apparato fonatorio molto diverso dal nostro, non avevano le lettere dolci, non le sapevano pronunciare, quindi la C di ciao non la sapevano pronunciare, la pronunciavano K. E adesso facciamo qualche esempio. Se noi dovessimo dire ciao in latino antico, quindi come lo dicevano i romani del terzo secolo avanti Cristo, l'avrebbero pronunciata, la C l'avrebbe pronunciata K. Quindi come pronunceremo noi ciao al tempo dei romani? Ciao. E ad esempio quello che noi leggiamo Cicero, che significa Cicerone, loro non lo sapevano pronunciare in questo modo, lo pronunciavano con la gutturale, cioè col K. Quindi Cicero, esatto. Infatti si dice scherzando che questa si chiama lettura scientifica del latino, perché non avevano la nostra stessa pronuncia. La pronuncia del latino attuale è quella medievale. Allora, guardate quali erano le zone in cui si parlava, allora, la distribuzione delle principali lingue neolatine oggi in Europa, cioè quelle che derivano dal latino. Sono tutte queste qua, vedete? Il provenzale, tra l'altro, e il rumeno sono particolari perché conservano nel nome il fatto di essere state province romane, perché Provenza, il provenzale si parla in Provenza, Provenza a che cosa vi fa pensare? Provincia romana, quindi la Provenza conserva ancora nel nome la caratteristica di essere stata una provincia romana, così come il rumeno, la Romania, indica l'ultima zona in cui si parlava romano, ok? Quindi conservano ancora oggi nella dicitura, nei loro nomi, il fatto di essere state province romane.
Già da molti anni il nostro istituto comprensivo è Centro Esami Trinity. Trinity College London è un ente certificatore internazionale attivo in oltre 60 paesi. Le certificazioni Trinity sono incentrate sulle abilità comunicative, sono riconosciute a livello internazionale, sono utilizzabili sia a livello professionale che accademico e sono disponibili per tutti a qualsiasi età. Il nostro istituto è centro esami per il GESI, Graded Examination in Spoken English, basato totalmente sulle abilità audio-orali. Gli esami GESI sono incentrati su una conversazione individuale spontanea con un esaminatore Trinity. Ci sono 12 gradi o grades progressivi che vanno dal livello pre-A1 al livello C2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La nostra scuola prepara i candidati Trinity a sostenere gli esami dal grado 1 per gli alunni della quinta primaria fino al grado 5 per gli alunni della terza secondaria di primo grado. Da quest'anno il nostro istituto è centro esami Trinity anche per le certificazioni musicali. Ogni candidato potrà scegliere di sostenere l'esame Trinity Music che gli è più congeniale tra i diversi esami disponibili che comprendono sia la pratica strumentale che la teoria. Ok, the grade 4 lasts 10 minutes. It consists, I mean the exam consists of two assessed phases. The first one is about the discussion of a topic prepared by the candidate, which lasts up to 5 minutes. Then we have a conversation phase, and that is on the two subject areas selected by the examiner, and also this one lasts up to 5 minutes. What about the language functions? You have to study these functions. For example, talking about past events, then about future plans and intentions using the form to be going to, expressing simple comparisons, expressing likes and dislikes, but also describing manner and frequency, so you have to learn adverbs. So what about grammar? Grammar rules that you have to study very well. The grammar rules are the past simple tense of regular and common irregular verbs. Going to future, used for future intentions. Like plus gerund or infinitive. For example, I like shopping, I like to read books. Adverbs of manner and frequency. Then we have comparatives and superlatives of the adjectives. And link words such as but, for example. Then what about vocabulary? Lexis. Vocabulary specific to the topic area. Vocabulary specific to the subject areas, then adverbs of frequency, example sometimes, often, never, usually. Adverbial phrases of frequency such as every day, once a week, twice, etc. Expressions of past time, example yesterday, last night, 1 hour ago, etc. And phrases and expressions relating to the language functions listed above, the ones I mentioned before. That's it. Have you understood? Is everything clear? Yes, it is. All right then. Okay, so now we're going to practice the past simple tense. Let me ask you some questions then. So Martina, for example, what did you do last weekend? Last weekend I did my homework, and then in the afternoon I went to my cousin's house and we played the Cluedo, and then we ate sushi and it was delicious. Very good. Okay then, thank you. What about you, my dear Chiara? What did you do last weekend? Last weekend I went to the cinema with my friends, and there we watched a film in 3D. We watched Star Wars, and I liked it so much. Very good, that sounds great. And Federico, what about you? What did you do?
Last weekend, I had great fun going ice skating with my brother, and after that, we went to the new restaurant in Pescara eating pizza. Not to eat very pizza. Very good, very good. Okay, then. Thank you, guys. Boys and girls. Il Piano Nazionale Scuola Digitale, PNSD, è il documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale. Nel giugno 2020 il Ministero dell'Istruzione emanava le linee guida per la didattica digitale integrata, pubblicate il 7 agosto del 2020 attraverso il decreto numero 39. Attraverso queste linee guida, il MIUR ha richiesto, già durante l'estate, l'adozione da parte delle scuole di un piano di didattica digitale integrata, affinché gli istituti siano pronti, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Le linee guida specificano che gli istituti dovranno individuare piattaforme e risorse digitali per la didattica, che permettano un buon livello di servizio e che siano in grado di tutelare la privacy di tutti gli utenti. Leggendo le linee guida, cogliamo che la didattica digitale integrata si configura come strumento utile per gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti, lo sviluppo di competenze disciplinari e personali, il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento, la rispondenza a esigenze dettate da bisogni educativi speciali. Le attività della DDI, come suggeriscono le linee guida, devono offrire agli studenti una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. Si potranno allestire per cui attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale,
tra gli insegnanti e il gruppo di studenti e attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra insegnanti e gruppo di studenti, attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante, visione di video lezioni, elaborazione di materiale digitale individuale o di gruppo, secondo le consegne e sotto il monitoraggio del docente di riferimento. Nel nostro istituto è attiva la piattaforma G Suite for Education, un insieme di applicazioni, servizi e strumenti basati sul web e dedicati alla comunicazione e alla collaborazione in ambiente scolastico e universitario. In particolare, i servizi principali che compongono la G Suite for Education sono i seguenti: Gmail, servizio email che consente di accedere alla propria casella di posta da un browser supportato, leggere la posta, scrivere, rispondere e inoltrare messaggi. È possibile inoltre sincronizzare la posta di tutti i dispositivi in cui viene effettuato l'accesso con il proprio account. Google Drive fornisce strumenti che consentono di visualizzare video e archiviare, trasferire e condividere file. Nel caso degli account di Google for Education, lo spazio di archiviazione su Drive è limitato. Non dimentichiamo poi Google Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli, che sono applicazioni che consentono di creare, modificare, condividere, collaborare, disegnare, esportare e incorporare contenuti su documenti, fogli di lavoro, presentazioni e moduli. E inoltre, nell'organizzazione degli incontri settimanali con le famiglie, nonché dei corsi di formazione pomeridiani e per docenti e studenti, si ha la possibilità di utilizzare non soltanto Google Classroom, che offre la possibilità di creare e gestire compiti e attività in ogni fase di lavoro, permettendo anche di migliorare la comunicazione e la collaborazione tra insegnanti e studenti, ma l'utilizzo ulteriore dell'app di Google Calendar, un servizio per la gestione dei calendari personali della scuola e dei team. I servizi cloud disponibili con G Suite for Education sono completamente gratuiti, continuamente aggiornati ed è presente inoltre un servizio di assistenza sempre attivo, peraltro offerto anche dalla nuova equip formativa territoriale in seno all'USR Abruzzo. Grazie alla G Suite for Education si permette la dematerializzazione di molte procedure, garantendo un risparmio di risorse e l'ottimizzazione dei tempi. Inoltre, come già dicevo, permette di migliorare i processi comunicativi e collaborativi grazie a specifiche applicazioni e funzionalità, quali per esempio la lavagna Jamboard. Il piano risponde per cui alla chiamata per la costruzione di una visione di educazione nell'era digitale, attraverso un processo che per la scuola sia correlato alle sfide che la società tutta affronta nell'interpretare e sostenere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, lifelong, e in tutti i contesti della vita, formali e non formali, life-wide. Il piano è, attraverso le sue azioni, una richiesta di sforzo collettivo, non solo a tutti coloro che già realizzano ogni giorno una scuola più innovativa, orientata al futuro e aderente alle esigenze degli studenti, ma anche a tutti quei mondi che, avvicinati dalle sfide che essa vive, didattiche, organizzative, di apprendimento e di miglioramento, costruiscono o intendono costruire con la scuola esperienze importanti. Tra le varie iniziative digitali attivate nel nostro istituto, vi è anche il Premio Scuola Digitale, che intende valorizzare progetti e iniziative delle scuole attraverso la proposta di modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata. Inoltre, nel nostro istituto sono attivi momenti di formazione a distanza pomeridiana rivolti a docenti e studenti per il tramite di classroom dedicate. Nella didattica si favorisce anche l'utilizzo dei QR code che consentono velocemente, in maniera del tutto intuitiva, di attivare una serie di giochi digitali per il tramite di piattaforme e app didattiche quali learningapps.org, Wordwall, ThingLink, Socrative e Kahoot. Da quest'anno, grazie al supporto dell'equipe formativa territoriale dell'USR Abruzzo, si promuoveranno metodologie didattiche innovative attraverso brevi esperienze di apprendimento dedicate nello specifico a gamification, inquiry-based learning, IBL, storytelling, tinkering e hackathon, proponendo ai docenti interessati e agli studenti percorsi di sperimentazione in classe
lanciati con cadenza mensile anche con la condivisione di materiali di progettazione didattica. Le istituzioni scolastiche possono scegliere di partecipare a una o più metodologie, contando sull'accompagnamento delle equip formative territoriali, coordinate dall'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento. Sono la funzione strumentale per l'area 2, accoglienza ed inclusione. Il nostro istituto dedica grande attenzione e cura alla realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni. Ogni bambino, infatti, è portatore di una sua specialità e ha potenzialità che vanno coltivate, accresciute e tutelate. In particolare, per i bambini con bisogni educativi speciali, si adopera proprio una linea che persegue i principi della personalizzazione, del rispetto delle esigenze di ciascuno e della valorizzazione dei punti di forza dello studente. L'approccio che ormai è entrato a pieno ritmo nella quotidianità scolastica è proprio quello che è in stretto accordo con la prospettiva biopsicosociale, che trova un riferimento e un fondamento normativo e che configura una visione molto più ampia del funzionamento della persona. Questo intervento, sistematico, continuo e costante, trova la sua realizzazione nell'attuazione di una didattica inclusiva a 360 gradi. Ne sono investiti l'apprendimento, la socializzazione, la relazione con i pari e anche con gli adulti di riferimento, la sfera emotivo-affettiva, nonché anche gli ambienti e i contesti nei quali si costruisce proprio un setting che dia spazio ai bisogni, adoperandosi quindi per garantire un tempo scuola il più possibile vicino alla natura del soggetto in crescita, un ambiente quindi libero da ostacoli e barriere. Il presupposto fondamentale per garantire questi diritti di equità e per accogliere la diversità che è presente in ognuno di noi è la necessità di un continuo aggiornamento professionale dell'equipe professionale dei docenti e uno sguardo sempre attento a quelle novità in campo metodologico, alle strategie da attivare e da mettere in campo e anche al materiale da reperire e da poter utilizzare per accogliere la pluralità degli stili cognitivi e i diversi canali di apprendimento. La scuola, poi, si pone in collaborazione aperta e costruttiva con le famiglie e con le altre comunità educanti presenti sul territorio. Coopera con gli stakeholder del contesto circostante, con la finalità condivisa e unica di rendere concreta una sinergia di azione che possa portare allo sviluppo e alla crescita globale dell'individuo in tutte le aree della personalità. Aiutare un bambino in difficoltà, ma allo stesso tempo accompagnarlo all'autonomia. È come far volare un aquilone. All'inizio bisogna correre forte tenendolo ben stretto nella mano, in alto tanto quanto il nostro braccio ci consente, finché l'aria comincia a sollevarlo. Solo adesso si può mollare la presa, ma è importante continuare a correre, mantenendo il filo corto. Quando l'aquilone ha preso quota, lo si affida alla forza del vento perché lo sostenga. Ora non è più necessario correre con lui. Bisogna allungare il filo, piano piano, controllando sempre che non perda quota. L'aquilone andrà sempre più in alto e col naso all'insù lo si potrà ammirare, austero, luccicare al sole. Con la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 relativa ai bisogni educativi speciali e all'organizzazione territoriale dell'inclusione scolastica sono state fornite indicazioni specifiche per l'accoglienza di tutti i bambini e per la personalizzazione dei percorsi scolastici di tutti e di ciascuno. Questa grande spinta verso l'inclusione di ogni particolarità è stata recepita anche dal nostro istituto,
il quale si è adoperato e si adopera concretamente per garantire ad ogni studente la sua realizzazione personale, scolastica e sociale. In virtù di questo nuovo orientamento è stato costituito il gruppo di lavoro per l'inclusione, che persegue la finalità dell'equità e delle pari opportunità. Esso elabora annualmente il piano per l'inclusione, all'interno del quale sono definite le modalità per l'utilizzo delle risorse e vengono regolati gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed extrascolastica. Il piano per l'inclusione è parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa, dunque si configura come un documento essenziale per la progettazione dell'offerta formativa dell'Istituto. Per quanto riguarda le priorità stabilite al suo interno, si punterà sull'attivazione di percorsi volti a potenziare l'aggiornamento e la formazione dell'intera comunità docente, con particolare attenzione, in termini inclusivi, delle strategie metodologiche, gestionali e organizzative. Si procederà a rafforzare sempre più la partecipazione delle famiglie e il loro pieno coinvolgimento nella vita scolastica. Non soltanto saranno protagoniste in termini di affiancamento, di sinergia e di supporto al percorso scolastico dei loro figli, ma saranno soggetti attivi e partecipativi, inserito a pieno regime e parte decisionale per quelle che sono le scelte compiute a livello di istituto in un'ottica di promozione individuale e sociale.
un amico.